Se n'è andato questa mattina alle 8:20 all'ospedale Santo Spirito di Roma. Il cantastorie e la mente lucidissima che neanche la cecità incalzante era riuscita a fermare. Del genio artistico e della grandezza letteraria di Andrea Camilleri parleranno a lungo gli intellettuali. Della passione che i suoi personaggi hanno acceso raccontano gli indici di ascolto del suo commissario Montalbano e le classifiche dei libri venduti. Quello che lui stesso chiese a TV 2000 di ricordare qualche anno fa era l'amore per le sue radici, la sua terra, la curiosità per il mondo, anche per ciò che appare poco comprensibile, la capacità di leggere la speranza oltre ogni buio, come un Natale sotto i bombardamenti che gli anni non hanno mai cancellato. Sapevamo che da un momento all'altro sarebbero piovute le bombe su di noi e quindi quella messa acquistò un valore straordinario, straordinario. E quando uno intonò all'improvviso "Tu scendi dalle stelle", mai l'ho sentito cantare questo canto con tanta convinzione, non dico religiosità, ma con tanta coincidenza vera tra le parole che si dicevano e la vita che si stava vivendo in quel momento. Osservare, interrogarsi, accogliere i cambiamenti, come dovrebbero fare i giovani, insisteva Camilleri. Così ha fatto fino all'ultimo, perché il papà di Montalbano, il creatore dell'universo di Vigata, se n'è andato senza mai invecchiare e senza perdere il gusto di essere scomodo, anche su temi impopolari. A tutti quelli che stanno arrivando oggi, gli extracomunitari che arrivano oggi, no? Questi cercano una casa, sono esattamente come Maria e Giuseppe che cercavano una casa e vanno trattati allo stesso modo. Noi gli neghiamo la casa, una grotta la troveranno sempre, ma attenzione che da quella grotta possono riuscire a dominare il mondo. Ecco, questo è un messaggio che vorrei dire ai giovani che si apprestano ad affrontare oggi un mutamento epocale della nostra società.